Il generale Mori che arresta Riina ma non perquisisce il covo, una svista, si è dimenticato, ha lasciato perquisire agli uomini di Provenzano. Tutte le carte che potevamo avere noi le hanno loro. L'anno dopo, guarda, leggete il fatto di domani mattina. Nel 93, si è scoperta una cosa oggi, Nel 93 viene intercettato e segnalato Nitto Santapaolo, il capo della mafia stragista di Catania, in una casa vicino Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Era lì latitante. Un carabiniere tutto contento avverte il generale Mori che dice: me ne occupo io. Il giorno dopo arrivano il capitano Ultimo con alcuni dei suoi uomini e incredibilmente che cosa fanno? Un blitz in una casa a 50 metri da quella dove c'è Santa Paola. Non vanno nella casa giusta, vanno in quella sbagliata. Mettono tutti a ferro e a fuoco, prendono dei poveracci che non c'entrano niente, li mettono con la testa per terra, fanno un casino della Madonna con le sirene. Così nella casa di fianco ovviamente Santa Paola dalla finestra vede che è arrivata la polizia e si dà. I carabinieri hanno raccontato, quelli lì, Ultimo e altri, hanno raccontato che si trovavano casualmente a passare in quella zona perché avevano appuntamenti di lavoro e guarda caso sono giusto passati davanti alla casa di Santa Paola a fare un po' di casino, così l'hanno fatto scappare. Dopodiché nel 95, e chiudiamo il cerchio, un capo mafia, nipote di Piddu Madonia, Luigi Lardo, confida a un carabiniere che fa il suo mestiere, il Conelo Riccio, che sta per incontrare Provenzano in un casolare a Mezzoiuso vicino a Palermo. E allora che cosa fa il Conelo Riccio? Va dal generale Mori, che nel frattempo è stato premiato diventando comandante del ROS da vice che era, per quel po' di risultati che ha combinato con la mancata cattura di Provenzano e facendo scappare Santa Paola. Certi talenti vanno promossi. Diventato il capo del ROS, quindi gli dice: guarda che il 30 ottobre del 95 il mio confidente Luigi Lardo, mafioso di Caltanissetta, incontra Bernardo Provenzano in quel casolare, ci appostiamo e lo prendiamo. Ci penso io. Fanno un servizio di osservazione a distanza, si chiama, molto a distanza, talmente a distanza che Provenzano arriva, fa la riunione con gli altri, se ne va e nessuno se lo fila.